Scientifica tra Bologna e Bari, un gruppo di ricercatori segnala l'interessante caso genetico di un paziente e l'altro team trova un gene insospettabile coinvolto in un'importante forma di leucemia. Storia di una scoperta e ce la racconta dalla TGR di Bari Gaetano Prescentelli. La rottura di un raffinato meccanismo genetico nelle cellule del midollo osseo può causare la leucemia mieloide acuta. Identificare il gene difettoso è il primo passo verso i farmaci di nuova generazione che hanno portato la mortalità sotto il 10%. Dai laboratori dell'Università di Bari il profilo di uno dei presunti colpevoli. Lo studio è iniziato qualche anno fa, grazie alla collaborazione con l'ematologia di Bologna. E loro ci hanno segnalato un paziente molto particolare perché aveva un'alterazione cromosomica mai descritta di cui non erano stati identificati ancora i punti di rottura e ci siamo resi conto che uno diciamo, dei due punti di rottura di questa alterazione era localizzata nei pressi di un gene davvero interessante ma mai descritto nel cancro finora. Abbiamo proceduto con un'analisi per poter capire dove i due cromosomi si rompevano e abbiamo identificato questa rottura proprio in vicinanza di un gene che è il nostro gene UNCX. Il gene denominato UNCX è un perfetto insospettabile, mai associato in passato alla malattia, era noto invece perché contribuiva alla formazione del sistema nervoso. Abbiamo analizzato un numero totale di 62 pazienti affetti da leucemia acuta mieloide e ci siamo resi conto che il 37% circa dei pazienti esprimevano questo gene, che ripetiamo è un intruso o un insospettabile proprio perché nel tessuto del midollo osseo non dovrebbe assolutamente esprimersi. Gli studi in provetta sulle cellule staminali mostrano che dove il gene è attivato le cellule non si differenziano, quindi si comportano come quelle tumorali. Quello che vorremmo fare adesso è identificare il modo in cui questo gene agisce. E per fare questo abbiamo in mente una serie di esperimenti in cui andremo a far esprimere artificialmente questo gene in cellule in coltura per identificare appunto i potenziali candidati che vengono attivati o repressi dallo stesso gene. Una evidenza scientifica assolutamente importante, ma non avrà un utilizzo in clinica domani mattina, ci vorranno anni. Solo se noi studiamo il bersaglio possiamo studiare il farmaco che va a colpire quel determinato bersaglio, non lasciando tracce sulle cellule sane.